scelto uno studio di architettura che avesse un forte radicamento nel sociale. Navarra ha fatto dei progetti sperimentali negli anni 90 straordinari. Noi siamo uno studio che lavora, come diceva Raul, in Sicilia da molti anni, quindi una condizione un po' di margine, di contraddizioni. Abbiamo fatto un progetto molto sperimentale negli anni 90, cioè trasformare una ex linea ferrata abbandonata in un parco lineare all'interno della Sicilia tra Caltagirone e Piazza Armerina. E questo è stato un progetto che ci ha cambiato molto anche come atteggiamento, cioè ripensare anche gli scarti infrastrutturali di un territorio, ripensarli come elementi che collegano comunità diverse e recuperano anche i beni abbandonati nel territorio stesso. Quindi da questi atteggiamenti abbiamo imparato una serie di lezioni da applicare alla città, come capacità di scoprire gli spazi abbandonati della città e rigenerarli attraverso anche piccoli interventi. Nel caso di questo progetto è stato molto importante per noi il confronto con la WISP e con il loro modo di lavorare nelle periferie e usare lo sport. Quindi prima di parlare del progetto forse è utile capire la WISP come lavora. Sì, la WISP è l'associazione dello sport per tutti, siamo un'associazione di promozione sociale e da anni ci occupiamo di rendere vivibili le periferie e di recuperare quegli spazi abbandonati che ormai in disuso. Quindi l'obiettivo della WISP con il progetto di Sport Box è appunto quello di recuperare le periferie e di portare un messaggio di integrazione contro le discriminazioni. L'elemento su cui abbiamo lavorato, apprendendo un po' dai dispositivi mobili che si vedono in giro nel Luna Park, nei mercati, è quello di trasformare questo volume compatto in una struttura capace di aprirsi a molte attività, quindi di essere supporto alle attività sportive ma anche alle attività ricreative, quindi diventare un punto di riferimento anche di avviamento alla formazione. Infatti dentro al nostro box c'è un piccolo nucleo, una cucina da street food che serve per trasformare questo dispositivo anche in un luogo di socializzazione, di incontro e di ritrovo. L'altro elemento caratterizzante è la dotazione di una serie di elementi prensili, per cui il nostro dispositivo si aggancia a strutture esistenti per fare tende, per fare elementi dello sport tipo reti, quindi ha una serie di supporti che è possibile utilizzare per costruire spazi nuovi con quello che c'è a disposizione negli spazi urbani, pali della luce, recinzioni, pilastri di strutture, quindi è la sua mobilità è anche una mobilità di conformazione, di configurazione. Abbiamo studiato alcuni semplici movimenti, sportelli che si aprono, piccoli elementi di trasformazione che però generano una varietà di configurazioni che è infinita, insomma, in relazione anche agli eventi, alle possibilità che si presentano nel futuro delle attività della WISP. Abbiamo voluto raccontare questa storia attraverso un fumetto che è la storia di un incubo di Camillo, che in realtà era il nome di Guarino Guarini, architetto che ha lavorato a Torino, che si sveglia improvvisamente dal suo sonno eterno in questo incendio della cupola della Sindone, di cui conoscete tutti, e precipita giù dalla cupola, capitando casualmente su questo carrello mobile della WISP che gli permette di fare questo attraversamento di Torino fino al capannone, scoprire questa architettura mobile che è una sorta di nuova architettura di cui alla fine vuole scrivere un trattato nuovo da donare alle nuove generazioni. La WISP ha costruito insieme ad uno studio NOWA, un studio associato di architetti, un dispositivo affinché possa essere installato in una periferia di Torino, Parco Dora, in una zona dove era collocata lo strippaggio per le carrozzerie del lingotto della Fiat. Attraverso questo dispositivo la WISP animerà quella periferia e le periferie di Torino attraverso giochi di strada, attraverso lo sport, attraverso un'animazione e giocoleria.
Parco Dora è uno dei primi parchi post-industriali del nostro paese, è un parco sorto diciamo sulle ceneri di architetture industriali che agli inizi del secolo rappresentavano il tessuto industriale di Torino e che la città con i finanziamenti europei ha saputo trasformare in area pubblica. Noi dell'UISP lavoriamo da 5 anni almeno in quest'area perché è diventata un'area in cui i ragazzi si ritrovano, non solo i ragazzi. E cosa fanno? Fanno sport e soprattutto si ritrovano per praticare le discipline che sono più di tendenza, quindi il parkour, l'arrampicarsi, lo skate. L'arrivo del dispositivo mobile si inserisce perfettamente con questo concetto di parco industriale e ci darà sicuramente sostegno nel continuare il nostro intervento e gli architetti di Tama Associati sono stati straordinari nell'interpretare anche lo spazio e l'utilizzo sociale di questo dispositivo. Per cui credo che sia una spinta anche a sviluppare altre sperimentazioni come queste. Quello che faremo è cercare di scoprire tutte le potenzialità e forse il dispositivo potrebbe anche avere degli sviluppi. Lo scopriremo.